Ciao a tutti, sperando che l'iPhone regga, nel senso che ho soltanto 2 giga di memoria. Perché boh, non lo so, nel senso il mio iPhone è un po' così. È un mi preparo con voi veloce con presentazione di alcuni nuovi pennelli. Allora, sono stata a Lidl il 5 di gennaio perché questi pennelli si trovavano nella scorsa edizione, sono questi qua. Allora, questo è quello a spazzolina che adesso userò per andare a stendere il fondotinta. È praticamente la spazzolina. Poi c'erano la spugnetta tipo Beauty Blender, però con il manico a goccia, quella piatta. Io ho preso poi un'altra spugnetta, ovviamente, altre due spugnette, scusate, ovviamente, perché questi qua, queste spazzolina non si trovano, e una Beauty Blender. C'erano anche altri pennelli, le spugnette per il true, per il fondotinta, ma io non le ho prese perché le ho e non le uso tantissimo, quindi niente. Una è 2,99 euro a pezzo. Allora, ora io andrò a fare il fondo con questa qua. Questa qua è piccolina, in realtà per il fondo ne servirebbe una un po' più grande, ma io mi accontento e utilizzo questa, anche perché c'era solo di questa misura qua. Questa qui in teoria servirebbe per il contouring, quindi per sfumare il contouring e per mettere il correttore, però io mi accontento di usarla così com'è e vedrò. Allora, vedete, ho messo e la vado. È molto morbida. È molto morbida. Praticamente serve per sfumare. Per sfumare il contouring, questa così piccolina, però a me va più che bene perché mi va benissimo. Stende abbastanza bene, devo dire. Stende abbastanza bene. Sì, devo dire che mi trovo la trovo molto molto buona per stendere il fondotinta. Perché non lo lascia a chiazze, al contrario di molte spugnette, ma già sapevo, lo metto un po' sul collo per evitare di fare lo stacco. Già sapevo come funzionava perché ne avevo visto notevoli, tantissimi tutorial sull'utilizzo di questa spazzola. Sì, è molto buona, devo dire, sì. Non ho niente, niente assolutamente da dire. Guardo da qua perché ovviamente ho lo specchio. Voi sapete bene che. Allora, sono la cosa positiva di queste spugnette, vedete? Lo ha steso perfettamente. La cosa positiva di queste spugnette è di queste spazzoline è che si sporcano relativamente. Possono essere utilizzate più volte e lavate con semplice acqua. Io come lavo tutti gli altri pennelli, acqua e sapore neutro. Anche la Beauty Blender io la lavo così, senza schiacciarla troppo perché la Beauty Blender tende a spaccarsi se la premete troppo per pulirla. Quindi delicatamente la muovete tra le mani e la pulite così. Bene, promosso. Promosso. Spazzolina promossa. Io sempre utilizzo questo come correttore perché mi trovo veramente bene rispetto a qualsiasi altro correttore che al momento sto utilizzando. Anche quello della Cyan è ottimo, però vedete, questo è quasi finito, infatti si vede il fondo. Però ho già comprato l'altro. Perché appunto quando io mi trovo bene con un prodotto, prima che la Essence lo ritiri, se
È vero, è nuovo, è uscito da poco, ma non è la prima volta che mi capita che mi piace un prodotto e subito dopo l'essence decide di ritirarlo magicamente. È successo così con dei top coat, con il mascara, il Get Lashes, come si chiamava, non mi ricordo, quello rosa in poche parole. Ecco fatto, la base è fatta. È una base molto chiara, ma io in questo momento sono molto pallida perché ho il ciclo. Allora, saluto intanto e ringrazio tutti quelli che si sono iscritti, i nuovi iscritti. Ringrazio per i bellissimi commenti perché mi fa sempre tantissimo piacere. E saluto in particolare, me lo concederete, un ragazzo che ha ripreso a fare video. Io ho sempre amato i suoi video. È un ragazzo americano che si era trasferito a Roma per un periodo di tempo, credo sia stato a Roma un anno. È una persona divertentissima che racconta delle storie divertenti e ieri si è iscritto al mio canale, quindi mi ha fatto un immenso piacere. Il canale è Justin New York to Rome. Trovate, lo metto giù nell'info box. È un ragazzo splendido. Un bacio a Justin. Fa dei video veramente divertentissimi, è una persona divertentissima, quindi andate a guardare il suo canale perché veramente vi fate delle risate storiche. Bene, ho fatto la base, adesso non farò niente di particolarmente complicato perché sto andando semplicemente a fare la spesa. Spesa, per modo di dire. Sono andata a prendere quattro cose contate che mi servono. Metto il Tribal Liner di Bella Oggi, quello che c'era insieme al mascara, perché questo qua è molto rapido. Nei prossimi giorni, non so se subito dopo questo video, non lo so, girerò il mio l'aggiornamento delle mie tinte labbra, long lasting liquid lipstick, perché ne ho prese altre, come sapete, quindi girerò un aggiornamento. Dunque, questo eyeliner è molto la punta, vedete, è grossa. Però riesco a essere abbastanza discretamente precisa senza fare grossi disastri. C'è Blizz che è russa. C'è Blizz proprio russa di brutto. Peraltro, miracolosamente, le ultime parole famose non stanno abbaiando. Questo video di presentazione dei pennelli lo volevo fare in questi giorni che sono stata a casa, però ho avuto tantissime cose da fare, quindi non sono stata molto libera. Ok, un occhio fatto. Cerco di fare uguale anche l'altro, anche se la cosa che mi rompe le scatole è che penso sia una delle pecche più grandi dell'iPhone, è che mentre Android, man mano ti avvicinavi alla fine della memoria, ti avvisava quanto video ti restava da fare, Android non lo fa. Questa è una delle grandi pecche di questi telefoni di Apple. Un'altra è la scarsa memoria, ma io ho la scarsa memoria perché questo mio modello è da 16 giga. Se prenderò un altro telefono, quando prenderò un altro telefono, lo prenderò almeno da 32 giga perché 16 per me sono veramente pochissimi. Anche perché io passo tutto il tempo a fare foto. Bene, prima che mi si interrompa il video, direi che allora, prima che mi si interrompa il video, io direi che vi saluto. Termino di farmi il trucco mettendo la tinta labbra. Farò adesso, subito dopo il video, delle mie tinte labbra, perché devo attendere ancora un po' per poter uscire, perché. Quindi vi saluto, al prossimo video. Ciao!